Buongiorno Cori Nerd, Nerd, bentornati in un nuovo video. Ci sono Finalmente anch'io! Giovede è tornato! E visto che vi è piaciuto tanto il video di 2 settimane fa sulla capsule, e visto che ce n'è arrivata un'altra, capsule! Abbiamo la capsule. Questa in teoria non l'abbiamo aperta, dovrebbe essere quella di novembre. Quindi dovremmo trovare gadget a tema Spy Family. One Piece Ranma e Yoda degli Spettri sì. Elmore, come al solito ci sono gli Elmore, che sono quelli che mettono più in crisi, perché non hai idea di che cosa sia. Più articoli giappi, probabilmente un po' di cibo, eccetera. Cosa troveremo questa volta? Di nuovo orologi? Articoli giappi e distributori. Allora, abbiamo sempre il concino della capsule. Questo è caduto a terra. Poi biglietto spoiler, che appoggiamo qua nel caso non sapessimo cosa è. Comunque novembre, quindi è novembre, va bene. Quindi va bene, siamo andati bene. Yatta Japan. E poi iniziamo. Poi siamo andati là, hai visto che lancio. Pallina rossa, vediamo cosa c'è in questa pallina rossa, se riusciamo ad aprire. Ok, ce l'ho. Ci siamo riusciti. Un altro lord, no, scherzo. Allora. Lui io so. Si spoilera, io non so niente. Io so l'argomento. One Piece! Yes. La taglia di Barba Bianca. Se riusciamo ad aprirla. Già, io vi voglio molto bene, ma 87 cose per... Cioè, allora, ce le volete far aprire ste robe o no? Allora, non si vedrà mai, perché non si vedrà mai. Però proviamoci. Però bellissima. La taglia di valore, questa è stupenda. Sì. Fatta da Dio, tra l'altro. È targhetta tipo metallo, anche metallo plastificato, quindi bella bella. Bello. Adesso torno mio. Era così bello aprire le cose da sole. C'è tornato. Era così bello aprire le cose da sole. Ecco qua, prendiamo un onigiri. No, vabbè, ma perché tu gli onigiri? Io Kakarot, quindi per quello faccio io... Yeah. Lo sbusto. Oddio, ma è rigido. Aspetta, c'è qualcosa dentro. Sì, è da aprire. Perché qui c'è il buco e dentro c'è qualcosa. C'è un ovetto a forma di... È un ovetto Kinder a forma di... Oddio, c'è il succhetto da metterci sopra d'oro. Succhetto di salmone. Adoro. Da mettere dentro. Io ho sempre detto che dovevo nascere in Giappone. Chiudi. Ah no, forse è vero, va messo prima. Prima lui. Il zuzzietto. Come... Ma... E poi dopo va richiuso. Funziona come bijou. Eccolo qua. Sushetta con salmone sopra. Onigiri con sopra salmone. Perché ho detto sushetta? Vabbè. Questa mi ispira. Perché riso, salmone. Questa mi ispira, questa pallina blu. Con scotch. Strano che mettano lo scotch sulle palline. Non succede mai. E ce n'è sempre poco. Quelle poche volte. Ok, ormai siamo degli esperti proprio. Non ci ferma più nessuno. Adoro. Oh. Ma perché la gente... Cioè, allora... Giapponesi di tutto il mondo, rispondetemi, perché fate sempre le figure che dormono in posizioni strane? Direttamente da Spy Family, la nostra spy. Cioè, bellissima, per carità di Dio, ma perché dormono sempre tutti? Fatto benissimo. Perché non le vedi mai dormire? Giusto, quindi... nell'anime non dormono mai, quindi ti fanno vedere che effettivamente hanno una vita normale. Ha senso. Normale. Spy Family. Normale. Più o meno, sì. Olle. Vediamo anche questo. Ti serve l'ausilio del nostro caro amico
Non ancora. Non ancora. Oddio, paura. Probabilmente sì, sì. Credo sì. Cos'è di nuovo Jojo? Ah, no, aspetta, forse questo è Zenitsu. Zenitsu? Zenitsu da Demon Slayer vestito da Geisha. Adoro. È vero che i Giappi hanno queste cose. Queste cosine. Adoro. Inizialmente sembrava Jojo, poi ho riconosciuto il vestito di Zenitsu. Dico, no, non è Jojo. Ma... è incastro. Ah, così. Yes. Ok. Oddio, che carina. Vai. Non si vedrà mai nella vita, ma è bellissima. Ma è bellissimo. Sì, perché effettivamente è un maschio travestito da donna, quindi... Eccola. No, vabbè, Zenitsu è più che etero, direi. Nezuko-chan! Lo dice anche Tanjiro. Sì. Tanjiro, poverino. Questa apertura mi è piaciuta tantissimo. Oh, robe giatte. Ah, le ho aperte io. Aspetta che non mi voglio spoilerare nulla. No, te non spoilerarti, io so già. Dilo. No, vabbè. Allora, direttamente no, vabbè. Da Ranma. No, vabbè, allora. Ciao. Adoro. Bellissimo. Adoro. È un borsellino che non so cosa ci farò, ma qualcosa dovrò farci. Cioè, ragazzi, io sono innamorata. Ma che bello è! Ma che roba, cioè. Tanta roba. La cosa che amo di più del Giappone è proprio l'importanza che danno, cioè il non sminuire nulla, no? Una cosa così in Italia sarebbe una cosa per bambini e fatta anche un po' alla bene meglio. Sì, tipo le cinesate. Ma è perfetto. Bellissimo, curato, è quasi elegante. E dici, ok, io vi amo. Ecco, apriamo. Ci vuole Kakarot. Come sempre. Senza di lui nella capsule siamo fregati. Sì. Quantità di scotch. Ovunque. Kurama da Yu degli Spettri. Avevo idea che fosse Yu. D'altronde mancano Yu e manca One Piece, cioè non è che manca. No, One Piece l'abbiamo trovato. Ah, già, scusa. Roba bianca, è il primo. Quindi cosa ci manca? Basta, abbiamo trovato tutto. Yenmore. Se c'è qualche altro Yenmore. Oppure robe giatte. Kurama versione demone. Bellissimo, adoro. Olè. Adoro. Non so quanto si veda. È bellissimo, adoro. E dov'è l'altro Kurama? Lo cerchiamo adesso con la nuova sistemazione. Ma aspetta, sono finite. Allora c'è bonus. C'è solo bonus. Ancora ci date un bonus diverso. Ci date un bonus diverso. In grazie, ne abbiamo 87 a casa di questi. È sempre quel frollino wafer salato che sembra tipo di boh, come wafer. Sapore, no, come sapore assomiglia tipo alla patata con rosmarino e spezie, però è tipo wafer a modi, è un misto, non ve lo so spiegare, è tra una patatina e un wafer. Quindi è morbidoso, croccante e boh, non ve lo so spiegare. Non è male, però ne abbiamo 82. Tanto abbiamo finito, abbiamo ingioiato. Anche la caccia. È durata poco questa. Noi siamo in due. Ah già. E via. Ah, box. Già. Vai via, me la godo.
Che stronza che sono. La taglia di Barba Bianca. Kurama Demone. Il nostro protagonista di Spy Family, non mi ricordo il nome, vi chiedo scusa. La nostra spia di Spy Family. Zenitsu in tutta la sua mascolinità. Esatto. L'onigiri al salmone. Questo dobbiamo portarlo al Sagami, farglielo vedere. E infine, da Ranma Mezzo. Quello l'hai già fatto vedere? Sì. Mi sono perso un pezzo. Da Ranma Mezzo, questo borsellino, bellissimo, super elegante. Yeah. Bene. E il bonus. E il bonus che è sempre quello ormai. Ormai è quello, non faccio più vedere. Anzi, basta. Se qualcuno li vuol provare, noi ormai ne abbiamo la scorta a casa, quindi ci citofonate, ve ne diamo uno. Bene, anche questa capsula è finita. Come al solito un sacco di minifigure che non si butta mai via. Che vedremo dove mettere. Che vedremo dove mettere. Sì, studio nuovo, libreria più grande, finita. Cioè, libreria più grande, finita. Finita, già fatta. E... sì, c'è un mezzo spazio lassù in alto che non vedrete mai. Per il resto non c'è più posto. Quindi troveremo dove metterla. E niente, noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon lunedì come... da queste ultime settimane. Diteci qual è la cosina che vi è piaciuta di più tra quelle che abbiamo trovato. Un like di supporto perché non ho aperto la box da sola. Dite che volete che va via Fede, così le apro io le box. Non ci può essere per gli altri video, quelle box le apro io. Scrivetelo che... shh, ma non ditegli niente però, ma sono qui. Ah già. E niente, al prossimo video. Ciao.